Ora siamo passati alle foto, dai manifesti. Sì, sì, sì. Sì, Pippo. È sempre un manifesto. Filippo Pippico. Sì, Filippo Pippi. Filippo Nibbi. Con noi, se Pippi o Pippi, non lo so, ce lo dirai te. Che c'ha questa, diciamo così, questa foto che sta a significare. Io l'hai scattata da una mia collega a Lerici, La Spezia, in gita scolastica. Siamo andati a vedere La Spezia, i famosi... la base navale, e poi dove si va? È vicino alla base. Scusa, te vai in gita a vedere la base navale, un antimilitarista come te. Vabbè, andato a fare per i geometri. Per un attentato. Si va a Lerici, è vicino alla parrocchia, si scopre che sta via. Che è vero? Allora, che dice? Via San Francesco d'Assisi, già Giordano Bruno. Bruno. Quindi io segnai così sull'agenda. La cosa più strana d'Italia è questa, è un piccolo sommario di storia patria, perché se ti prendi Giordano Bruno, che a scuola nessuno conosce, dall'America mi si dice che è il più grande filosofo italiano paragonabile a Socrate. Che fine fece? Socrate prese la cicuta e a Giordano Bruno, mettiamoci gli occhiali, Socrate fu costretto a bere la cicuta. E a Giordano Bruno andò anche peggio. Fu a brustolire. Gli misero una museruola e lo bruciarono sul rogo. Cosa aveva detto di questo straordinario Giordano Bruno? Socrate destrutturava l'identità delle persone, i personaggi, dice non sapete niente, quindi sapete. Gli faceva vedere che erano dei grandi ignoranti, per cui lo accusarono di impietà. Dice, ma questo ci distrugge la nostra identità, patria. E allora, gli detto la sua. Giordano Bruno diceva che il mondo è abitato da tantissime terre, pianeti abitati, dove ci sono tantissimi salvatori. Quindi decentrava quello che è l'identità cattolica, che è centrata sulla terra, eccetera, eccetera. E lo bruciarono vivo questo grande filosofo, perché dava un'apertura mentale, un respiro cosmico. Ora ancora non si insegna bene perché il rischio è questo, vedi, Giordano Bruno, questa via si chiamava Giordano Bruno, forse era un residuo del Risorgimento, di Garibaldi, Cavour, Vittorio Emanuele. Ci sono in diverse città le vie di Giordano Bruno. A proposito di targhe di strade, ora ti dico quello che ho fatto su Facebook, ho trovato via, così una targa come questa, via Mintore Fanfani, e io sotto ci ho aggiunto via anche il suo nipote. È molto piaciuta.